Oggi parliamo di Braque, George Braque. George Braque nacque nel 1882 ad Argentel in Francia. Nel 1900 da Le Havre si è trasferito a Parigi e qui lavora come decoratore, segue anche dei corsi serali di pittura. Poi dopo decide di dedicarsi definitivamente all'arte della pittura, e frequenta sia l'Accademia che la Scuola di Belle Arti. 1907 è l'anno importante di Braque perché conosce Picasso quando lui sta lavorando proprio al suo capolavoro, Le Damoiselles d'Avignon. Inoltre, sempre nello stesso periodo e insieme a Picasso, riscopre Cézanne grazie a quella famosa mostra retrospettiva che gli fu dedicata a Cézanne, appunto, al Salon d'Automne di Parigi. Sia l'opera di Cézanne che poi anche la riscoperta, anzi la scoperta delle maschere africane, indirizzeranno poi l'artista verso quei tentativi, primi tentativi di pittura cubista, quella che noi abbiamo chiamato protocubista, e che furono poi tanto disprezzati dal critico Louis Vauxhall. Nel 1912, poi, proseguendo la sua ricerca cubista, Braque comincia a realizzare dei dipinti con varie sperimentazioni, tra cui anche quelle cosiddette papier-collé, cioè i collage, dove anziché imitare la realtà attraverso appunto le regole della prospettiva, il chiaroscuro e quant'altro, inserisce all'interno dell'opera dei veri e propri frammenti di realtà. Questo proprio per evitare di illudere l'occhio attraverso appunto il chiaroscuro per dare, oppure la prospettiva per dare la profondità, ma per alludere ad una realtà, per capirci. Nel momento in cui lui, come in questo caso, va a inserire della carta da parati con effetto ligneo, vorrà praticamente vuole fare in maniera tale da indurre l'osservatore a pensare ad un tavolo senza però rappresentare realmente il tavolo, quindi ad un'allusione. Però Braque probabilmente darà il meglio di se stesso e si differenzierà anche da Picasso proprio nel cubismo sintetico e nelle ricerche successive in particolar modo. Infatti, se in Picasso prevale l'aspetto immaginativo, la forza, il vigore dell'immaginazione, Braque invece tende più a concepire opere più misurate, dove si induce l'osservatore più alla riflessione. In ogni caso, le sue opere, anche se come quella che stiamo vedendo, osservando adesso, in qualche modo potrebbe sembrare un'opera decorativa dove ci sia un bel, mirabile, ma insomma fine a se stesso gioco di masse e di colori. In realtà Braque tende sempre ad evocare la realtà, qua sono ben riconoscibili ad esempio degli uccelli, e quindi invitando l'osservatore ad interpretare appunto l'opera stessa, quindi a fare un'azione mentale. Infatti, questa è un'opera del periodo dell'ultimo periodo di Braque, il periodo che inizia di successo e riconoscimenti, che inizia negli anni 20, quando appunto va riscoprendo l'uso di colori con composizioni molto chiare e semplici. Ecco, questo è quello che viene chiamato quest'opera è dedicata agli uccelli. Gli uccelli, che sono intesi come un simbolo vivente della libertà, è il momento, diciamo, il periodo che va dal 1955 al 1963, siamo nell'ultimo scorcio della sua vita.
E nell'altro periodo, quello subito dopo la guerra, fino al 1955, c'è un'altra serie di dipinti, appunto, che fanno parte della sua ricerca, che viene chiamata quella degli atelier, di cui qua stiamo vedendo un'opera. In ogni caso, Braque si spegne a Parigi nel 1963. Passiamo all'analisi di alcune opere di Braque. Quella che stiamo osservando è una delle prime opere del periodo protocubista di Braque ed è chiamato Case à l'estaque, è del 1908. Vi è da dire che quest'opera è realizzata a Estaque, che è una località sul Golfo di Marsiglia, e una località che ha sempre ispirato Braque, che già precedentemente aveva utilizzato come soggetto di alcuni suoi dipinti, in quella fase che noi chiamiamo del Braque dei Fauves. Infatti Braque, prima di approdare al cubismo, appunto, si era innamorato delle tecniche pittoriche dei Fauves attivi a Parigi in quegli anni, di cui qua stiamo vedendo appunto un esempio chiaramente, insomma, ispirato alla tecnica e allo stile dei Fauves. Lo stesso stile, anzi lo stesso soggetto, viene poi ripreso da Braque, appunto, come abbiamo detto, nel 1908, e vediamo che è totalmente diverso da ciò che abbiamo visto precedentemente. Sicuramente lo stile e l'artista che lo ha maggiormente ispirato è Cézanne, è la pittura di Cézanne. Infatti possiamo vedere come Braque dipinge i vari elementi, le case, la vegetazione, non come apparivano ai suoi occhi, ma piuttosto come lui in qualche modo li aveva elaborati nella propria mente e quindi come apparivano alla propria memoria. Infatti l'opera rappresenta proprio un gruppo di case tra gli alberi. Gli elementi che subito saltano agli occhi sono la mancanza di una prospettiva unificatrice, ovvero sia di un unico punto di vista. Ognuno degli elementi sembra essere visto da un punto di vista, diciamo, particolare per se stesso, cioè una prospettiva, se vogliamo, personale. Ogni elemento. E poi mancano le ombre, l'ombreggiatura, quella generale. Non vi è in qualche modo una sola fonte di luce che illumina tutto l'ambiente, quindi, insomma, in qualche modo rende riconoscibili i vari elementi volumetricamente parlando, ma ogni volume è trattato con delle luci a sé stanti, quelle che in qualche modo apparivano migliori a Braque per descrivere quel singolo elemento. In questo modo, mancando proprio i rapporti spaziali tra i vari elementi, perché non c'è appunto la prospettiva unificatrice, quello punto unico di vista, tutti gli elementi sembrano proiettati in primo piano, appaiono come se stessero tutti quanti in primo piano, proprio perché viene ad annullarsi il senso della profondità e delle proporzioni. Quindi, le case sono diventate dei volumi semplici e squadrati, appunto, semplificati nella mente dell'autore. Gli stessi alberi, e quindi lo spazio vuoto, se vogliamo, appaiono trattati egualmente. Sono dei volumi semplificati, dei cilindri e altri volumi semplici. E tutto quindi lo spazio, oltre gli elementi, ma anche lo spazio, in qualche modo ha acquistato una sua corposità, una sua volumetria, e sembra un'unica massa di elementi concreti. Non c'è il classico rapporto di elementi all'interno di uno spazio, ma è piuttosto tutto un insieme di elementi con una loro corposità e una loro volumetria.
A questa sensazione, inoltre, contribuiscono anche l'uso di, pochissimi colori, praticamente. Ce ne sono soltanto due, il verdastro, grigio-verdastro da una parte, che è utilizzato maggiormente per alberi e vegetazione, e l'ocra bruciata, che più o meno con tonalità che vanno da quella più scura a quella più chiara, riescono poi a definire semplicemente i volumi degli elementi, che era quello che interessava effettivamente a Braque. Con la stessa logica compositiva, Braque realizzerà diversi altri paesaggi dello stesso periodo, tutti improntati alla frammentazione della realtà e ad una semplificazione quasi geometrica e volumetrica degli elementi della realtà stessa. L'intenzione di Braque è quello quindi di ricostruire il vero significato dei vari elementi, semplificando gli elementi, semplificandoli attraverso la costruzione e la rappresentazione della loro volumetria, una volumetria che appare quindi molto netta e ben definita. Ma la ricerca di Braque non si ferma qui, va oltre, quindi verso il 1909-1910 entriamo nella quella che abbiamo definito del cubismo analitico. Una delle più iconiche immagini, rappresentazioni di Braque è appunto questa che stiamo vedendo, che è chiamata Violino con Brocca. A prima vista l'immagine appare veramente molto inquietante, più che altro sconcertante. È complicato riuscire a riconoscere gli elementi ispiratori, gli elementi della realtà. È diverso da quello che abbiamo visto precedentemente. Però, soffermandosi, con attenzione sui vari elementi, l'occhio riesce a ricostruire, anche se, per forme evocanti, ma riesce in qualche modo a intravedere degli oggetti riconoscibili della realtà quotidiana. Infatti, al centro, un po' spostato a sinistra, un po' in alto, riusciamo a riconoscere la forma, anche se spezzettata per frammenti e in qualche modo segmentata, ma la forma di una brocca è abbastanza individuabile. Ora, la brocca dovrebbe essere appoggiata su un tavolo. Infatti esiste questo tavolo, è un tavolo quadrato che si vede sghembo. La differenza è che il tavolo è rappresentato verticalmente, lo vediamo che ha praticamente posto dietro la brocca stessa. E quindi mancano i rapporti spaziali. Il tavolo in qualche modo è rappresentato, la brocca in qualche modo è rappresentata, ma la loro mutua posizione non è quella che dovrebbe essere nella nostra visione quotidiana della realtà. Il tavolo avremmo dovuto vederlo piano, quindi praticamente una piccola sezione non posto in verticale, ma in orizzontale. Un altro elemento che è abbastanza riconoscibile poi è la sagoma di un violino. Pressappoco alcuni elementi della sagoma di un violino, e comunque in ogni caso anche questi pochi elementi riescono a farci comprendere che si parla di a questo strumento musicale. Un po' più complicato da individuare a prima vista è un chiodo posto in alto al centro, è praticamente quel segnaccio nero che vediamo, un chiodo che ha veramente una sua volumetria, corposità ed esistenza, che viene avvalorato anche dall'ombra che in qualche modo si riflette sul fondo, sulla parete, che è appunto quell'altro segno nero. Il chiodo sembra reggere dei fogli di carta, e infatti diciamo, sta reggendo dei fogli di carta. Infatti, più in basso, subito più sotto, vediamo un'altra sagoma che allude a un foglio di carta, con l'angolo superiore piegato.
Sulla destra, un altro elemento della realtà quotidiana è questa sagoma un po' a linee spezzate. Sembra quasi intravedere verticalmente lo spigolo di una parete e quindi una modanatura, una vera e propria cornice che diciamo, segna la parete, le due pareti, perché sembrerebbe quasi che vediamo uno spigolo dell'ambiente con appunto questa cornice. Quindi, ribadendo i concetti che abbiamo esposto all'inizio, in qualche modo i vari oggetti sono anche disposti in un certo, con un certo ordine, ma quello che manca sono i rapporti spaziali fra di loro. Per capirci, ad esempio, il piano del tavolo di lavoro dovrebbe essere dietro la brocca, invece sembra quasi che l'attraversi con alcune sfaccettature, le interseca addirittura la pancia, il violino è in qualche modo sopra il tavolo e anche dentro al tavolo, mentre il foglio di carta, quello con l'angolo piegato in alto, sembra diciamo staccato dal muro, mentre in realtà sarebbe attaccato al muro insieme al chiodo, e alla fine sembra quasi che vada a intersecare il piano del tavolo stesso, che dovrebbe stare più lontano. Comunque sembrano che siano sullo stesso piano. Anche lo spazio, anche in quest'opera, sembra solidificarsi, lo spazio vuoto, e va a confondersi con i diversi elementi e si mescola quasi fosse costituito sia il vuoto che il pieno della medesima materia. Analizziamo quest'altra opera, questa è già del cubismo sintetico, chiamato Violino e Pipa. Violino e Pipa, ma è noto anche come Le Quotidien, è uno di quei papier-collé di cui abbiamo parlato prima, di collage realizzati da Braque proprio tra il 1913 e il 1914. Bene, il problema che si era posto Braque, come anche Picasso per quello che lo riguardava, era che proprio il cubismo analitico, quello spezzettare i vari elementi e guardare gli oggetti da tantissimi punti di vista, portava l'osservatore a disorientarsi e a non riconoscere più gli elementi che avevano generato, diciamo, la composizione. E quindi in qualche modo stava scivolando verso quello che è l'astrattismo, cioè forme e colori utilizzati in maniera arbitraria, senza alcun rapporto con la realtà. Per ritrovare questo intimo rapporto alla realtà che generava poi le composizioni, trovano i due, ma Braque anche in particolar modo, il modo per arrivare ad una forma sintetica, quindi a una semplificazione delle forme. Il loro stile si volge verso una semplificazione delle forme, utilizzando anche vari materiali ritagliati e incollati direttamente sul supporto dell'opera. E questa aveva una valenza importante, anche ideale. Ad esempio, quel frammento che noi vediamo, che in realtà è un pezzo del giornale Il Quotidiano, Le Quotidien, è reale. È concretamente reale ed è incollato sulla tela. È un frammento di realtà, è molto più vera di quella che avrebbe potuto fare qualunque pittore, Braque compreso, se avesse voluto rappresentarlo con l'illusione pittorica. La pipa, invece, è ritagliata praticamente come forma in una pagina di giornale, e alla fine conserva la forma della pipa, allude a questa pipa. Ma in realtà è un pezzo di carta con la forma della pipa, e in questo modo quindi adesso allude alla pipa. La stessa cosa accade anche per il violino,
che in realtà vediamo un mezzo violino, che la cui forma, la cui sagoma, se vogliamo, è ricavata proprio da un cartoncino nero. Un cartoncino nero che è dipinto però a imitazione del legno. Quindi praticamente noi abbiamo contemporaneamente diversi concetti, la realtà vera che viene incollata lì, l'illusione che diciamo però ha la forma della realtà, cioè la materia che diventa forma, ovvero sia un foglio di giornale che è materia, viene in qualche modo ritagliato secondo la sagoma di una pipa, quindi allude alla pipa, la materia diventa una forma, ma essa stessa realtà, in quanto è una materia, perché è un pezzo di carta di giornale. E il terzo concetto è quello del violino. È un cartoncino nero. Viene ritagliato secondo la sagoma di un violino, quindi materia che si fa forma, ma contemporaneamente è soggetto all'azione illusoria del pittore, il quale cerca di imitare le venature del legno. Quindi c'è anche l'illusione pittorica contemporaneamente. Vi è infine il tavolinetto, quei tavolinetti rotondi, alti e stretti che si trovano in genere nei caffè. Su questo tavolinetto sembrerebbe che appunto siano poggiati vari oggetti di cui abbiamo descritto. Ecco, questo tavolinetto, la sensazione di questo tavolinetto viene data da diversi elementi. Viene dato dalla forma che è praticamente un ovale, e questo ovale è in qualche modo disegnato, realizzato dall'artista con i propri strumenti illusori, quindi un carboncino ha disegnato questo ovale. Dopodiché all'interno di questo ovale incolla varie parti di carta da parati grigia e beige e a finto legno. E quindi contemporaneamente vi sono gli stessi concetti, appunto, di frammenti di realtà che diventano forma e illusione pittorica contemporaneamente. E giungiamo ora all'ultima opera che analizziamo per oggi, che possiamo chiamare sempre del cubismo sintetico, ma in cui Braque ha superato quella sorta se vogliamo chiamarlo con un termine moderno, di minimalismo, in cui appunto il colore è quasi assente. Ecco, Braque va oltre, a un certo punto riscopre il colore. Siamo abbastanza in là con gli anni, siamo nel 1927, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, parecchio dopo, e la spinta propulsiva del cubismo ormai si era esaurita, ma Braque continua, diciamo, nelle sue ricerche così come aveva iniziato. Quest'opera, come possiamo vedere, è realizzata con delle larghe campiture di colore piatto, abbastanza piatto. Sono campiture, fra le altre parallele, e sono di diversi colori. Ecco, su queste strisciate di colori che vediamo che vanno più o meno in orizzontale. Sembra che si sovrapponga, si sovrappongano una serie di elementi, dove possiamo, in particolar modo, possiamo scorgere appunto una fruttiera con uva e pere. E infatti quest'opera è proprio chiamata Natura morta con uva e clarinetto. Scorgiamo molto semplificati e ridotti praticamente a delle vere e proprie sagome,
appunto sagome che con la loro forma alludono e fanno ricordare all'osservatore l'oggetto originale. Alla sinistra infatti possiamo vedere un bicchiere a calice di cui vediamo solo la sagoma e delle e tre pennellate biancastre che quindi in qualche modo alludono ai riflessi che questi bicchieri a volte che sono incisi possono dare come sensazione, e in più vediamo delle carte da gioco. Mentre al centro della composizione e con un andamento diagonale vediamo o riusciamo a scorgere un clarinetto. Del clarinetto però noi vediamo la parte in alto, che è quella dove praticamente c'è il boccaglio per soffiarci dentro, si vede anche un buchetto appunto del clarinetto stesso, e poi nella parte in basso, quindi coperto dagli altri elementi, nella parte in basso vediamo ancora l'ultimo pezzo, quello dove praticamente c'è la svasatura del clarinetto. Possiamo osservare quindi che il clarinetto in realtà è spezzato dalla fruttiera di cui abbiamo parlato, è spezzato dalla fruttiera e sembra che addirittura il clarinetto attraversi questo elemento, quindi c'è un gioco di rapporti spaziali mancato. D'altra parte la stessa fruttiera appare rappresentata frontalmente ma anche vista dall'alto, quindi è di profilo e dall'alto. E si poggia sul tavolo. Un tavolo che non ha una colorazione uniforme, ma per frammenti riusciamo a ricostruire, a riconoscere qualcosa che ricordi il legno, ma poi sono alternate altre fasce di colore diverso che poi sconfinano nello spazio circostante o si incastrano addirittura con gli altri oggetti che vi sono poggiati sopra. Quindi questa interazione tra i vari elementi, tra le varie facce che l'artista ricorda nella propria mente e che ricostruisce nella propria mente dei vari elementi. Anche il calice è visto di profilo in qualche modo, mentre le carte sembrano che fluttuino nello spazio. Secondo anche prospettive diverse, perché hanno angolazioni diverse e formano quindi delle forme differenti, da rettangolare diventano sghembe, ma in maniera diversa l'una dall'altra. Quindi in quest'opera possiamo dire che possiamo ritrovare addirittura entrambi i momenti della ricerca cubista. È come se Braque avesse fatto una sintesi tra il periodo analitico con la scomposizione delle facce degli oggetti secondo i piani principali che possono descrivere un oggetto da un lato, e questo è il periodo appunto del periodo analitico, e del periodo sintetico vi è appunto questa netta separazione tra forma e colori. Il risultato è una composizione molto equilibrata.